Amici appassionati di business, buonasera, ben ritrovati da Matteo Vallero. Anche oggi vi portiamo il segreto del successo, il top secret di un'azienda italiana che si è affermata negli anni in un settore particolare e molto spesso poco conosciuto dal grande pubblico, che è quello dell'entertainment. Vedremo adesso poi nello specifico di che cosa si occupano questi amici, la C&S di Reggio Emilia, ed è venuto a trovarci il dottor Giancarlo Bellotti. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Uno dei titolari, appunto, esatto, di questa esatto, C&S, esatto, che appunto si diciamo prefigge come mission quella di diventare un'azienda leader, se già più di quanto già non lo sia tutti, nel settore. Tutti ecco, abbiamo un po' questo genere di ambizione, no? O di speranza. Nell'intrattenimento. Esatto. Spiegheremo di che cosa, partiamo però soprattutto, come sempre, dalla storia di questa azienda. La storia è, credo sia una storia molto simile alla storia di tante aziende italiane che sono partite un po' per caso, un po' per necessità, noi atto di costituzione è del 1993, l'attività è cominciata l'anno successivo nel 94, fondata da un gruppo di soci che erano ex colleghi in una precedente azienda che purtroppo chiuse per vicissitudini, fallì appunto nel 93, operava sempre nello stesso campo e allora, diciamo negli anni 80 e 90, era stata una bellissima realtà nel settore, diciamo, amusement o comunque della costruzione di attrezzature di questo genere. Poi andò male, ci ritrovammo disoccupati, relativamente però ancora giovani e vogliosi di tentare l'avventura, per cui costituimmo la società e avviammo la produzione l'anno successivo, acquistando dalla fallita ditta tutti i mezzi di produzione necessari. Questo abbiamo detto in che anno? Tra il fine 93 e primi 94. Quindi diciamo che il 94 è l'anno di partenza, fondazione di questa, esatto, realtà per come la, esatto, conosciamo oggi, ma ovviamente c'è un retroterra, sì, molto lungo. Sono entrato nel settore nell'86, qualche collega da qualche anno in più, però diciamo eravamo tutte persone con almeno alle spalle diciamo diversi anni già di esperienza del settore, chi da un punto di vista amministrativo, commerciale, tecnico, produttivo, insomma abbiamo cercato di mettere insieme un mix di competenze. Poi negli anni alcuni soci sono andati in pensione, sono stati sostituiti eccetera eccetera, però diciamo dopo quasi oramai 25 anni siamo ancora attivi, siamo ancora presenti, credo con discreto successo, anche visto diciamo, l'apprezzamento che ci ha manifestato alcuni clienti, quindi direi che io lo ritengo già un risultato soddisfacente, non soprattutto da poco, certo, visto come sono andate le cose in generale nell'economia negli ultimi anni. Ecco. Siete riusciti a lanciarla rapidamente, diciamo poi dal 93 in avanti? La partenza è stata direi molto buona, sì, e devo dire che dovendo fare oggi un paragone con gli anni attuali, c'era una grande differenza. Non voglio dire che le cose fossero facili, ma sicuramente erano meno complicate. Comunque c'era un'economia che si muoveva in un certo modo. Oggi è tutto molto più faticoso. Se non voglio fare il lamento, però insomma c'è stato un netto cambiamento di ambiente economico, ecco, in questo senso sì. E come noi, come tante altre aziende, l'abbiamo sentito ovviamente. Abbiamo parlato di attrezzature appunto per l'intrattenimento, sveliamo di che cosa stiamo parlando. Diciamo, il nostro core business più o meno è la produzione di vetturette per autoscontri con tutti i relativi accessori che servono per farle funzionare. Quindi le classiche macchinine, si può, esatto, dire, esatto, elettriche, esatto, che oggi vengono costruite da noi, sì, ma non solo da noi, comunque vengono costruite in varie dimensioni, per adulti, per bambini, eccetera, eccetera, e spesso e volentieri, questo è un campo nel quale noi siamo, credo, abbastanza bravi, vengono realizzate con un design o con delle forme, in gergo si dice tematizzato, cioè su richiesta specifica del cliente che ci richiede un qualche cosa di esclusivo, un qualche cosa che sia solo per lui. Parliamo di materiali, parliamo di vetroresina, quindi sono delle carrozzerie in vetroresina che noi
realizziamo molto spesso in serie limitata per specifici clienti, e su quello siamo, credo, abbastanza bravi. A questo abbiniamo anche altri prodotti, che possono essere le piccole giostrine per bambini, un treno, diciamo, turistico, come viene definito in gergo, di media grandezza, e così via. Insomma, certo. Non siamo mai entrati nel campo delle grosse costruzioni, perché richiederebbe chiaramente investimenti, capitali, certo. E poi vi ci sono altre aziende. No, certo, esatto. Giusto, Noi ci siamo scavati il nostro piccolo angolino, il nostro piccolo orticello. La nicchia, come si suol dire. Ecco. Le vetture per autoscontro sono almeno in Italia almeno 50 anni che esistono. Sì, si sono evolute, si sono modificate. Vanno sempre, insomma. Allora, è un divertimento molto semplice, ma come tale classico, che continua comunque a trovare... Allora, si è rinnovato negli anni? Si è rinnovato soprattutto dal punto di vista estetico, si è rinnovato dal punto di vista tecnico, perché noi per un certo numero di anni siamo stati licenziatari di un brevetto, oramai è scaduto già da tempo, ma siamo stati licenziatari di un brevetto per un particolare tipo di telaio che consentiva di aumentare la velocità senza di mettere a rischio la sicurezza dei passeggeri, che ha avuto un grandissimo successo. È stato introdotto, era stato messo a punto, per meglio dire, negli anni, fine anni 80, tra l'86 e l'88, e direi che dal 90, è tuttora in produzione, si utilizza tuttora, anche se non è più coperto dall'esclusiva del brevetto, ed è stato uno dei più grossi successi, non solo tecnici ma anche commerciali, perché i nostri prodotti di punta viaggiano tuttora su questo genere di meccanica. A chi le vendete queste macchinine? Abbiamo due grandi fasce di clienti, una più limitata, che è proprio il classico esercente dello spettacolo viaggiante, in Italia, in Europa, ovunque. Quelli che fanno il Luna Park, esattamente, per così dire, no? Il Luna Park itineranti, che può essere l'esercente individuale, quindi la persona che gestisce una giostra, o in altre realtà, in altri paesi, per esempio, anche i Luna Park viaggianti sono organizzati come delle società, cioè sono, certo, praticamente sotto un proprietario, sotto una gestione di un certo tipo, e viaggiano, diciamo, in convoglio decine e decine, certo, di diverse macchine. E poi abbiamo il mercato invece dei parchi permanenti. Quindi comune piuttosto che la piccola realtà. No, i parchi permanenti, che adesso, per fare dei nomi, non so, il Luneur, Gardaland, i grandi parchi, grandi, medio, piccoli, perché poi in realtà tutti conoscono Disney, Parigi e queste cose qua, ma in realtà in tutta Europa c'è un grandissimo numero di piccole strutture a gestione più o meno familiare, che comunque hanno una loro dignità, hanno un loro fatturato, eccetera, certo, eccetera. Noi ci rivolgiamo un po' a tutti questi. Vi è mai capitato di ricevere qualche commessa, magari da qualche facoltoso e capriccioso cliente che li voleva in casa, non lo so? No, a noi personalmente no. Richieste strane ce ne sono arrivate, perché per quanto possa sembrare incredibile, ci sono anche persone che queste cose le collezionano. Hai capito. Quindi ogni tanto arrivano delle richieste di chi cerca modelli d'epoca, chi cerca cose strane. Ci è capitato a volte di inserirle in arredamenti di negozi o cose del genere, quando si volevano creare degli allestimenti, diciamo, espositivi un po' sì, originali. Giustamente rispecchiano un po' le mode e le tendenze delle automobili. Esatto, di fatto sì. Quindi fatto c'è anche una sorta di evoluzione, diciamo, estetica. Esatto. E quindi, anzi, direi che oggi, una volta era proprio la copia dell'automobile vera. Quindi c'erano le alfetta, c'erano, certo, proprio la riproduzione quasi dell'automobile vera. Oggi invece si tende ad andare più su delle cose, direi quasi di fantasia, insomma, delle forme un pochino più svincolate dalla realtà. Perso il filo del discorso. Non c'è problema. Quindi, diciamo, abbiamo questo genere di cose, e diciamo proprio commesse dirette di questo tipo no, ovviamente, però abbiamo avuto, diciamo, diverse commesse. Noi lavoriamo, diciamo, per tutti, quindi abbiamo anche altre aziende del settore come nostri clienti. Abbiamo lavorato molto, poi è stato anche vostro ospite, con la Zamperla di Vicenza, con cui abbiamo un rapporto che risale al momento della nostra fondazione e dura tuttora, e quindi con loro abbiamo affrontato anche dei clienti particolarmente importanti e particolarmente rognosi.
perché abbiamo fornito recentemente Warner Bros., abbiamo fornito parchi in Cina, abbiamo fornito come subfornitori, questo non come vendite dirette, però come vendite dirette abbiamo clienti in Brasile, abbiamo clienti in Sudafrica, avevamo clienti in Russia, quindi diciamo c'è uno spettro abbastanza ampio, essendo un settore modesto, con una base di clientela modesta, bisogna veramente avere uno sguardo quasi planetario. Vi interpretate quasi come degli artigiani di questo settore? Sì. Si può dire? Non lo ritengo una vergogna, anzi, a me piace dire che siamo degli artigiani internazionali. In quello che facciamo c'è molta manualità, c'è molta attenzione al particolare, non c'è della grande ingegneria, non c'è della grande calcolo o queste cose, anche se abbiamo la nostra parte tecnica, però c'è molta sartoria, ecco, potremmo dire, c'è molta artigianalità. Adesso, in questo momento, siamo in una fase di transizione tra la lavorazione di determinati componenti dal manuale al, chiamiamolo, computerizzato. Quindi noi siamo sempre stati abituati a fare una modellazione o a fare modellazione manuale, cioè praticamente le nostre forme, le nostre cose venivano scolpite letteralmente a mano. Addirittura, capisco. Adesso si comincia a passare alla modellazione digitale in 3D e poi alla lavorazione con macchine a controllo numerico. Ecco, a questo proposito, la tecnologia vi sta aiutando parecchio, immagino. La tecnologia ci sta aiutando e in parte ci sta dando delle nuove opportunità e in parte ci sta anche creando un po' di affanno, perché vuol dire anche avere delle competenze che sono diverse dalle solite. Cioè, noi di base lavoriamo materiali che possono essere il ferro, la plastica, l'alluminio, diciamo materiali solidi e concreti. Oggi molte cose invece vengono demandate o vengono risolte grazie all'elettronica. Quindi determinate funzioni che in passato si ottenevano meccanicamente, oggi si ottengono elettronicamente. Il che però vuol dire avere un approccio diverso, profondamente, profondamente diverso, sia alla, chiamiamola, alla progettazione, che anche alla ideazione. Se io voglio ideare una cosa nuova, magari devo anche rivolgermi a un discorso di effetti speciali, di tecnologie diverse da quelle che sono le solite. Poi è chiaro che c'è un impatto di tutta la rivoluzione digitale, lo vediamo tranquillamente sia nell'aspetto commerciale. Da un paio di anni abbiamo sviluppato un po' di più le presenze sui vari mezzi digitali di comunicazione e abbiamo visto che comunque c'è un notevole impatto, se non in termini diretti di ordini, quantomeno in termini di presenza, di conoscenza, di notorietà, eccetera. Allo stesso modo, se si vuole sviluppare un qualche cosa di esteticamente diverso, oggi per esempio abbiamo a disposizione dei dispositivi a LED, degli effetti luminosi che solo 10 o 15 anni fa erano assolutamente, non erano proprio, non esistevano, diciamo, o esistevano a livelli di costo improponibili. Quindi tutto questo, se prima si faceva tutto con il tecnigrafo a mano o con l'AutoCAD, diciamo, bidimensionale, oggi siamo nel tridimensionale, quindi oggi fare un rendering di un oggetto è prassi quotidiana. Fino a pochi anni fa era fantascienza. Fantascienza, certo. Quindi anche il cliente si può già preconfigurare. Sì, la cosa, poi soprattutto, no? Lavorando molto con l'aspetto estetico. Ah, certo. Per esempio, oggi la stampa 3D ci permette di presentare ai nostri clienti dei modellini in scala con un altissimo grado di risoluzione, un altissimo grado di realismo. Quindi uno può vedersi già il suo oggetto, non in scala 1 a 1, ma in scala 1 a 10, te lo puoi vedere in mano. E si può commentare, si può modificare, si può intervenire, quindi cioè, sono tutti aspetti della tecnologia che... In molti settori, dottor Bellotti, ha una grande importanza il Made in Italy, nel vostro è così? Sì. E addirittura, perché poi molto spesso si sottovaluta il Made in Italy, ma Made in Italy si fa presto. Made in Reggio Emilia, ecco, ha un valore anche questo ulteriormente? Allora, la creatività degli emiliani? Sì, sì, direi di sì. Diciamo questo, i nostri tre principali concorrenti sono tutti italiani
e due di loro sono a pochi chilometri da noi. Un motivo ci sarà, ecco. quindi esatto, un motivo ci sarà. E credo che il discorso della creatività, dello sviluppo, anche della disponibilità allo sviluppo di soluzioni, come dicevo prima, sartoriali, credo che sia molto importante, cosa che non si trova, per nostra fortuna ancora, in concorrenti che vengono da altri paesi. Oggi abbiamo anche concorrenza che viene dall'Estremo Oriente, ma, e speriamo che sia così ancora per tanto tempo, non raggiunge né i livelli di qualità, né i livelli di offerta, né i livelli di flessibilità che dà l'azienda italiana media. Come trovate nuova clientela? Fate fiere, fate exhibition? Allora, facciamo anche delle fiere, ma le fiere oggi sono più che altro, direi, dei luoghi di incontro. Ero a quella che era la più grossa fiera internazionale del nostro settore, è stata la settimana scorsa negli Stati Uniti, ed è un modo per dare appuntamento a persone che vengono, chi dal Sud America, chi dall'Estremo Oriente, chi magari dai paesi arabi, eccetera, eccetera. Non trattiamo un articolo che si presti all'acquisto d'impulso, parliamo di investimenti sempre importanti, abbastanza importanti, addirittura nel caso di macchine più importanti dai nostri si parla di milioni di euro, quindi chiaramente tutto soggetto a programmazioni, cioè, però diciamo le fiere sono importanti per vedere di persona rincontrare di persona i propri clienti, a volte anche di conoscerne qualcheduno di nuovo, questo sì. Quello che funziona ancora molto bene, proprio trattandosi di un mondo piccolo, è però il passaparola. Il buon vecchio passaparola. Il buon vecchio passaparola funziona molto bene. Noi abbiamo avuto, grazie a Dio, alcune esperienze di clienti che abbiamo servito, che non solo sono loro stessi ritornati, ma addirittura ci hanno fatto un'opera di promozione quasi, quasi incredibile, perché rimasti contenti loro hanno effettivamente parlato di noi molto bene, e poi diciamo da cosa, come si dice, da cosa nasce cosa, e alla fine ci è stato negli anni passati veramente utile. E devo dire, per me personalmente, anche di grossa soddisfazione, insomma. Fra i tanti fiori all'occhiello che avete, se ne ricorda una che esistori magari di un lavoro, di una commessa particolarmente prestigiosa, particolarmente importante? Ce l'avrei. Adesso non voglio sembrare reticente, ma purtroppo sono anche vincolato degli obblighi contrattuali ci proprio col cliente. Altro. Però alcuni anni fa abbiamo realizzato per un grande parco europeo delle vetturette elettriche alimentate a batteria, la cui carrozzeria era basata su un modello di auto sportiva di un famoso marchio molto italiano. Famoso, e devo dire è stata una commessa che ci ha impegnato moltissimo, sia finanziariamente che tecnicamente, e ha avuto, diciamo, risultati dal punto di vista estetico molto soddisfacenti, dal punto di vista tecnico ci ha creato qualche problema che pian pianino abbiamo risolto e stiamo risolvendo, ed è stato forse uno dei lavori più impegnativi che abbiamo affrontato negli ultimi anni. Poi ecco, quando si lavora con un cliente, grande società, eccetera, a volte ci siamo trovati a doverci confrontare con designer, con architetti, con persone di elevatissima competenza e anche di elevatissimi standard, come posso dire, qualitativi. Per cui sì, ne abbiamo fatte alcune che ci hanno impegnato molto, sono state però alla fine anche, diciamo, delle belle esperienze, ci hanno fatto crescere. Delle belle soddisfazioni. Sì, ci hanno fatto crescere molto, soprattutto certo. Dal punto di vista tecnico-qualitativo. A questo punto, caro dottor Bellotti, il pubblico a casa si aspetta di scoprire il vostro top secret. Qual è il vostro segreto del successo? Mi dispiace, perché rischio di essere banale. Il segreto a volte le cose più semplici sono banali, sono quelle vere. Prima di tutto, però. Esatto, ma come in ogni buon piatto non c'è un ingrediente, è una miscela di ingredienti. Una ricetta. Esatto, è una miscela di cose, tra cui bisogna anche considerare un pizzico di fortuna, perché ci vuole anche sempre quella nella vita. Però diciamo che soprattutto è stato il fatto di essere una compagine di soci molto coesa,
tanto è vero che siamo ancora insieme dopo 20 e passa anni, quindi il fatto di non avere, molto spesso le aziende vengono distrutte da attriti, gelosie, rivalità interne. E poi c'è soprattutto molto lavoro, molta pazienza, molta attenzione e c'è una costante ricerca del miglioramento. Diciamo, noi abbiamo un po' il concetto del lavoro ben fatto. E a volte questo c'è anche pesato sul portafoglio, perché per fare le cose ben fatte a volte si spende anche più del previsto. Però credo che alla fine la ricetta sia quella, o il segreto sia quello, quando lavorare vostra, molto, cercare di lavorare bene. Nella vostra cartella stampa leggo una parola che mi piace molto, che è la pazienza. Sì, a volte anche quella ci vuole. Saper aspettare, no, soprattutto la pazienza anche nel sapere seguire, ed è una cosa con la quale ci stiamo confrontando già abbastanza duramente negli ultimi anni. C'è stato una crescita esponenziale in tutti i campi dell'industria di richieste tecnico-normative. A volte queste vengono anche utilizzate in maniera strumentale da determinati paesi per limitare le importazioni, per esempio, certo, per certo. Cui vengono introdotte delle strane regole, delle strane richieste, eccetera. Molto spesso queste cose sono tarate sulla grande industria, non sull'artigiano. Quindi questo, diciamo, sulle spalle di un artigiano è un peso notevole. Insomma, in questo ci vuole una grande pazienza in questo senso. Poi potrei citare anche la nazionale burocrazia, ma lasciamo stare, perché questo diventa, scadiamo nella polemica. Questo è il dottor Giancarlo Bellotti, grazie per essere stato con noi, cotitolare di C&S di Reggio Emilia, questa azienda appunto che nel settore dell'entertainment, più precisamente in quello proprio delle macchine d'autoscontro e non soltanto, ma anche tante altre situazioni di entertainment per i bambini, per i ragazzi e per gli adulti anche, perché poi ci divertiamo anche noi con questo tipo di attrazioni. Porta il Made in Italy a livello internazionale, l'avete visto, a livello mondiale. L'appuntamento con Business 24, cari amici, è per domani sera alle 20, sempre sul canale 124 del Digitale Terrestre Nazionale, con tutti i nostri appuntamenti e con il sottoscritto, con Matteo Vallero, per altri amici, imprenditori, manager, professionisti, con cui scopriremo il loro top secret.